Siano lodati Gesù e Maria. Bene, questa sedicesima lettura, questa sedicesima domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, presenta dei temi molto importanti alla nostra riflessione che convergono verso il Vangelo, ma sono già prefigurati nella prima lettura e hanno poi una chiave, come dire, non soltanto di interpretazione, ma anche di compimento in alcuni aspetti della seconda che San Paolo ci ha detto. Vorrei, dato che ieri sera abbiamo approfondito il Vangelo, soffermarmi più sulla prima e sulla seconda lettura, sintetizzando come introduzione il messaggio del Vangelo di oggi. Gesù fondamentalmente attraverso questo episodio celebre di Marta e Maria ci insegna due o tre cose. Il primato dell'ascolto di Gesù sul fare, sull'operare, e anche quando si opera, la necessità di farlo in maniera ordinata e secondo Dio, non affannarsi e agitarsi, ma operare e agire a tempo, modo e luogo opportuno in maniera conforme a quello che Dio vuole. Ora, chiaramente Marta e Maria avevano accolto Gesù, e accogliendo Gesù non avevano accolto semplicemente un uomo, ma avevano accolto la seconda persona della Santissima Trinità, il Verbo di Dio incarnato. Nella prima lettura abbiamo ascoltato questo episodio misterioso della quercia di Mamre, Abramo. Siamo abbastanza alle origini della lunga peregrinazione di Abramo e ci sono questi tre uomini misteriosi che lo aspettano all'ingresso della tenda. Abbiamo sentito Abramo li ospita compiendo dei gesti tipici di ospitalità, soprattutto orientale: li prepara da mangiare, gli dà l'acqua per lavarsi i piedi, cose di questo genere. E poi questi, andando via, dicono: dove sarà la tua moglie? Attenzione, rispose: è là nella tenda. Attenti alla risposta: tornerò da te fra un anno a questa data e allora sarà tua moglie, avrà un figlio. Notate qualche singolarità in questa risposta? Erano in tre, no? E perché dice tornerò e non dice torneremo? I padri della Chiesa, figlioli miei cari, che erano molto molto profondi, diedero un'interpretazione molto forte di questo brano. Chi sono quei tre uomini? Vi fa pensare a qualcosa? Sono immagine, cioè immagini, sono una forma sensibile in cui si è manifestata la visita di chi ad Abramo? Della Santissima Trinità. Ecco perché alla fine parla al singolare, perché poi riprende la promessa che aveva già fatto ad Abramo di avere un figlio da moglie sterile. E sapete che è da quel figlio di moglie sterile che poi nasce Giacobbe, e da Giacobbe, dei suoi 12 figli, nasce il popolo di Israele. I figli della promessa, quindi il popolo di Israele, nacque per un intervento forte di Dio nella vita di Abramo, nostro padre nella fede, che però accolse, e accogliendo questi tre uomini, Abramo ha accolto la Santissima Trinità. Quindi capite come il messaggio ancora più importante che è sottinteso in queste letture qual è? Fai attenzione alle visite di nostro Signore e sta attento ad accoglierle, perché da quelle visite dipendono le grandi svolte di vita. Prima di andare via, vedete, parla al singolare perché? Perché la Santissima Trinità, lo ricordate dal Catechismo, non sono tre dei, ma sono tre persone, ma un solo Dio. Quindi pur essendo in tre, parla al singolare. Questo è un mistero che trascende la nostra capacità di comprensione, ma questo è l'insegnamento sano e cattolico sulla Santissima Trinità. Allora il messaggio di fondo è: attenzione, come stiamo noi nella nostra vita riconoscendo e accogliendo le visite di Dio, che è poi quello che fece Maria nel Vangelo, seduta ai piedi di Gesù, ascoltando la sua parola. Questo perché? Perché poi tutto quello che noi facciamo nella nostra esistenza non è la stessa cosa farlo avendolo qualificato bene alla luce di quello che abbiamo conosciuto accogliendo il Signore, oppure no. Vi faccio subito un esempio molto concreto. Quando madre, sapete che Santa Teresa di Calcutta, tra le altre cose, ha vinto anche il premio Nobel, quindi ha avuto un riconoscimento civile, perché le cose che faceva, andare a salvare gli ultimi tra gli ultimi del mondo, sono cose che ovviamente, se sarebbe da folli, sono apprezzate anche dal consorzio civile e umano.
Ma sapete però cosa diceva Santa Teresa di Calcutta? Che diceva: brava, grazie, quanto sei brava, quanto sei... Sapete cosa diceva? Cioè, fermi tutti. Voi lo sapete perché io faccio questo? Perché Madre Teresa di Calcutta andava ad aiutare gli ultimi degli ultimi? Perché? Perché aveva ascoltato il Vangelo, dove Gesù dice che lui si identifica con i più poveri del mondo, e qualunque cosa avete fatto a uno di questi più piccoli, l'avete fatto a me. Non è, dice, come se l'aveste fatto a me, dice, l'avete fatto a me, cioè io sono presente in loro. Non è una metafora, un paragone. Gesù si identifica con loro. Allora tu dici: e che cambia? Cambia tutto, cambia. Cioè l'azione esterna che si fa è uguale, ma il valore che quella cosa ha dinanzi a Dio è tutto diverso. Perché se tu aiuti un povero per ragioni filantropiche, diciamo così, laiche, umane, certamente hai fatto una buona azione, ed è un'azione oggettivamente buona e da riconoscere come tale. Ma se tu vai da lui perché credi che lì riposa Cristo crocifisso, quindi non è soltanto un aiuto umano a un altro essere umano, ma è un fare qualcosa volendo farlo a Gesù in obbedienza a quello che lui ha detto, e anche nella consapevolezza che in ogni essere umano c'è la presenza di Dio, questa cosa diventa immensamente meritoria, non soltanto in questo mondo ma anche nell'altro mondo. Capite? È tutta un'altra cosa, non è la stessa cosa. Papa Francesco tante volte ha detto, anche parlando delle tante cose che fa la Chiesa, voi sapete che oggi alla Chiesa gli danno tutti addosso tranne quando fa delle cose che vengono riconosciute come buone da un punto di vista sociale, allora lì la Chiesa va bene. Ecco, però allora chi siamo noi? Siamo una onlus, che oggi si parla tanto, quindi siamo un'organizzazione no profit che si mette a disposizione del bene comune? Il Papa ha detto no, la Chiesa non è una onlus, cioè anche quando noi agiamo e operiamo in questo campo non lo facciamo per ragioni umane e filantropiche, ma lo facciamo perché? Perché abbiamo ascoltato Gesù, abbiamo ascoltato la sua parola, abbiamo imparato da lui quello che lui desidera e abbiamo qualificato il nostro agire non semplicemente come gesto di filantropia, ma come atto di profonda carità cristiana. Allora, concludo, seconda lettura, vedete, se a noi ci manca questo aggancio fondamentale con quello che Gesù ci insegna, alcune cose non si capiscono. Vi faccio un esempio, spero che tutti voi lo comprendiate, quello che ha detto San Paolo, se no adesso lo rivediamo insieme, no? All'inizio della seconda lettura San Paolo scrive: fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi. Attenzione adesso, e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Punto. Capite bene quello che San Paolo sta dicendo? Qui San Paolo sta dicendo una cosa grossa quanto una casa, ma comprendere quello che San Paolo scrive richiede una serie di informazioni che, se io non mi sono messo in ascolto di Gesù, di quello che lui insegna, della Sacra Scrittura e di ciò che la Chiesa spiega, non capisco niente di quello che San Paolo ha detto e mi perdo una cosa grossa, perché quello che San Paolo scrive qui vale anche per tutti noi, perché è il tema della santificazione della sofferenza. Allora, San Paolo sta soffrendo e dice: io delle sofferenze che sto soffrendo sono felice. Voi conoscete molta gente che è felice quando soffre? Io non tanta, d'accordo. E come mai è felice San Paolo? È masochista? È fuori di testa? È matto? Dice: no, io sono felice perché attraverso queste sofferenze do compimento, un'altra traduzione possibile è completo, nella mia carne, quindi nel mio corpo che sta soffrendo, quello che manca ai patimenti di Cristo. Guardiamo il crocifisso. Manca qualcosa ai patimenti di Cristo? Non bastano i dolori che Gesù ha sofferto per redimere l'umanità? Punto interrogativo. Vedremo che la risposta è sì e no. A favore del suo corpo che era Chiesa. Cioè, lui sta dicendo: le mie sofferenze io le unisco a quelle di Gesù e attraverso questa mia offerta arriveranno dei benefici ai membri della Chiesa che sono appunto membra del corpo di Cristo.
Allora, per capire queste cose che San Paolo ha detto, ci vogliono una serie di informazioni, e sono queste. Numero uno, Gesù ha sofferto certamente per tutti, e di per sé le sue sofferenze, Santa Teresa diceva, una goccia di sangue di Cristo basta a salvare tutto l'universo, di per sé. Solo che c'è un però, che Gesù, non perché non possa, ma non vuole fare le sue cose senza di noi. E chi siamo noi? San Paolo stesso lo spiega. Avete visto come è fatto il corpo umano? Io ho una testa e ho delle membra. Allora, la Chiesa, rettamente compresa, è il capo. Chi è il capo della Chiesa? Che poi è rappresentato dai nostri pastori visibili, il Papa nella tutta la Chiesa, il Vescovo nella diocesi, il piccolo parroco nella parrocchia. Il capo è Cristo. E tutti quanti noi siamo le sue membra. Allora, Gesù in croce ha sofferto in quanto capo di tutto quanto il corpo, ma tutti quanti i cristiani, se soffrono uniti al capo, capite che è come se stessero soffrendo con Gesù in croce. Quanto valgono i patimenti di Gesù in croce? Tantissimo. Sono il prezzo della redenzione del mondo. Quindi questo vale anche per te. Ma se stiamo morendo di caldo, per esempio, facciamo un esempio molto molto spicciolo. Se io anziché dire fa caldo, questo lo dicono tutti, e mi lamento, sto zitto e dico: Signore mio, ti offro sto po' di caldo a sconto dei peccati miei, anche per salvare qualche anima, se possibile, che se andrà all'inferno dove il caldo è parecchio più fastidioso di quello che stiamo sentendo. Questo è un atto straordinario, noi non ci rendiamo conto, ma chi è capace di fare questo non lo sa in questo, ma quando sarà morto, nostro Signore gli dirà: senti Francesco, senti Nicoletta, senti Carla, con quella offerta che tu hai fatto quel giorno c'era quel disgraziato, quel lussurioso che stava per morire e sarebbe andato all'inferno, io gli ho dato la grazia della conversione all'ultimo istante e all'inferno non c'è andato. Questo sta dicendo San Paolo, capite? Ma è chiaro che se io non ho ascoltato Gesù, cioè io ho detto in due minuti e cose, ci vuole un corso di teologia, insomma, per approfondirle, per farvi capire, no? Se io non so tutte queste cose, mi viene, fa caldo e comincio a dire dalla mattina alla sera, fa caldo e imprego dalla mattina alla sera dicendo che fa caldo, mi viene una brutta malattia, comincio a lamentarmi ma perché Signore mi è successo questa cosa, e non qualifico una cosa che di per sé non è positiva, ma che può diventare una grande occasione di santificazione non solo mia, ma di bene da parte di tutti. Capite? Perché la cosa più importante prima del fare è, perché dopo che io mi sono qualificato e ho voglia a fare, ma farò delle cose grandi, farò delle cose sante. Se prima non mi santifico ascoltando e accogliendo quello che il Signore vuole dirmi, non ho la possibilità di farle. Quindi farò delle cose buone se sono buono, ma il valore di questo sarà molto molto piccolo, e molte volte saranno frutto di affanni e di agitazioni, così come stava agendo Marta. Bene, lo Spirito Santo ci aiuti poi ad approfondire e a interiorizzare queste cose, e soprattutto ci stimoli nel nostro cuore il desiderio di ascoltare, di conoscere sempre più, sempre meglio le molte cose che il Signore ha da dirci. Chiediamo a Maria Santissima, mentre ci stiamo preparando a commemorare il dono grande che ha fatto questa città, mostrando in modo soprannaturale la sua attenzione vigile su ciascuno di noi, con il miracolo dell'apertura degli occhi che domani commemoreremo, chiediamo a Maria Santissima che ci dia la grazia anche a noi di aprire gli occhi sulle tante grazie che il Signore ci manda e che dobbiamo rispondere semplicemente accogliendole con tutto il cuore e lasciandoci trasformare e formare dalla sua azione. Siano lodati Gesù e Maria.